vorrei precisare da subito che tutte le organizzazioni hanno bisogno di un nome, ma le vere organizzazioni dietro il nome nascondono l'intera organizzazione. E noi abbiamo concepito questo lavoro sempre come lavoro collegiale, non sempre facile, non sempre scevro da difficoltà, però lo abbiamo sempre definito e concepito come un fatto collegiale. Per cui gli applausi non vanno a me, vanno all'intero movimento che da un anno e mezzo lavora instancabilmente su questo tema. Se mi permettete, gradirei avere 15 minuti, perché ho bisogno di dire molte cose che sono necessarie comunicare in questo momento. Noi abbiamo, l'abbiamo detto questa sera più volte, abbiamo anticipato ciò che il rituale politico normale non avrebbe mai anticipato. E lo abbiamo fatto, lo abbiamo ripetuto per segnare questa totale discontinuità. La gente è stanca, e noi pure. La gente è stanca di vedere i politici come usurpatori di libertà e di dignità dei cittadini. E noi abbiamo voluto, credeteci, non l'abbiamo fatto per presunzione come qualcuno ha detto. Noi abbiamo deciso di esprimere un volto di un movimento, non il volto del padrone. Basta con i padroni e con i vicepre. Siamo stanchi. Noi abbiamo espresso il volto di un movimento. Il mio volto è il volto del movimento, non è il mio. Dobbiamo abituarci a riprendere il gusto della partecipazione della democrazia. Quindi noi gli accordi li faremo con tutti coloro che abbiamo citato un mese fa nella nostra dichiarazione, quando abbiamo detto nel documento finale del 10 di settembre che invitavamo tutti, aree dei partiti, non compromessi con il potere degli ultimi anni, associazioni, singole persone a lavorare insieme per ricostruire questa città. Lo abbiamo detto un anno e mezzo fa quando ci siamo presentati, siamo in una fase di emergenza. Non si può permettere nessuno, la politica tradizionale non si può permettere di pensare di gestire il futuro di questa città con i soliti stupidi rituali. Noi cittadini abbiamo diritto di riappropriarci delle nostre cose. Abbiamo detto più volte questa sera che nel caso in cui noi trovassimo una persona, un accordo con altre forze, accordi pubblici, signori, basta con le cose sotto banco, basta con questi accordi che stanno in giro, ogni giorno c'è una notizia nuova, a noi non interessano queste cose. Se noi troviamo poi una persona che mette insieme ancora meglio di me questa coalizione, il movimento chiederà a me di fare un passo indietro, io lo farò. E ancora, noi non abbiamo garçonnier a Palermo, non ne abbiamo. Non abbiamo a Palermo protettori o gente che ci dà possibilità di avere posti a destra e a sinistra. Noi siamo soli, con la nostra dignità di cittadini e con l'orgoglio che abbiamo visto in questi giorni emergere in tutti coloro che si avvicinano al movimento. Nessuno mai più ci dovrà togliere questo orgoglio. A noi non interessano le passerelle delle persone che pensano di essere padrone delle nostre tasche e anche della nostra anima. Non lo possiamo più permettere a nessuno. È ovvio che è cominciata anche la denigrazione, è cominciata il modo per demolire non solo il movimento, ma per demolire anche me. Voglio dire una cosa, noi siamo andati da tutti coloro che ci hanno invitati in questi ultimi 15 giorni. E dico questo perché hanno fatto girare per denigrarci un'immagine mia che sono presente all'apertura di una campagna elettorale. Noi siamo andati ovunque
ci hanno invitati, dove non ci hanno invitati non sono andati. E ancora un'altra cosa che vorrei dire: noi non siamo d'accordo con la pantomima delle elezioni di sempre. A cosa serve? A cosa serve per il cittadino partinicese che oggi un consigliere si sposta in un'altra area, due consiglieri fanno tre passi a destra, un altro fa un patto? Ma a cosa serve alla nostra vita quotidiana tutto questo? Serve a loro. Serve per riproporsi ancora una volta in un palazzetto, in una baracca del potere, perché non è manco un palazzo del potere ormai. Ed ecco perché noi siamo orgogliosi di essere qui come cittadini ad esprimere la nostra, diciamo, il nostro orgoglio. Orgoglio che non cederemo mai più. Io qui vedo tanta gente che non è del movimento, anche elementi di forze politiche che sono, con le quali sicuramente avremo molte cose da dirci, e sicuramente queste forze politiche le diranno con un linguaggio che è omogeneo al nostro, perché hanno uno stesso sentire. Siamo ancora in una fase di costruzione. Sentiamoci, io dicevo un anno e mezzo fa, bombardati. E dopo un bombardamento dobbiamo ricostruire tutto. Questa è, diciamo, il nostro proposito, la nostra situazione. Faremo un programma, lo faremo insieme a coloro che intendono stare non con noi come padroni di casa, sia chiaro, ma come forze alla pari intendono costruire qualcosa relativo al futuro di questa città, la pulizia di questa città, la pulizia politica, che non è solo l'immondizia, è la pulizia nella prassi politica. Noi dobbiamo riuscire a vedere i politici della nostra città e vederli come esempi, non come persone da imitare, perché ci fanno impressione, anche umanamente. Dobbiamo imparare, dobbiamo riprendere il gusto di vedere gli amministratori di questa città come esempi di cittadini, perché ultimamente non sono esempi per i cittadini, sono persone da cui fuggire. Il candidato non è niente se non c'è un progetto comune. Il candidato è solo uno che, se pensa di lavorare da solo, si è montato la testa e sprofonderà nell'insuccesso. Il candidato è semplicemente la punta di un iceberg profondo. E a proposito del candidato, io devo dire anche una cosa, e certamente mi viene difficile dirla, ma so che devo dirla, perché è cominciato anche nei giorni scorsi una macchina del fango anche sulla mia persona. Allora, siccome i problemi vanno affrontati e non elusi fra persone civili, fra persone che guardano in faccia la realtà, e allora riguardo alla mia persona e al mio passato, io sono orgoglioso, sia chiaro. Io ho servito come teologo la Chiesa con estrema fedeltà, e se poi ho preso le distanze perché le ragioni teologiche non coincidevano più con gli impegni, questo è ed è stato una profonda ferita, non è stato un divertimento. E qui lo dico con chiarezza, perché molta gente pensa che il fango faccia germogliare fiori. Il fango fa germogliare solo fango. Io sono orgoglioso del mio passato, questo dico, sono orgoglioso, e non auguro a nessuno la sofferenza interiore di dover prendere distanze dalla propria famiglia di appartenenza. Non lo auguro a nessuno, non è una passeggiata, sono vite infrante, non permetto più a nessuno di infangarmi. Questo ditelo voi che siete qui e che io ritengo essere amici del movimento,
nessuno più si permetta di infangarvi. E concludo. Da stasera il movimento non ha un candidato, ha un cammino doveroso, quello di gettare ponti, verso tutte le forze politiche, pulite, non tutte. Noi non siamo ecumenici. Io vedo dei cari amici in fondo, con quelli sì. Non saremo mai, mai compagni di viaggio con chi ha distrutto questa città, mai. Mai. Anche a costo di perdere, perché quando si perde, quando si vince, si vince con gente inconfessabile, si è già perduto. Noi preferiremo perdere, ma non accompagnarci mai con chi ha distrutto questa città. E allora noi da domani cominciamo questo cammino, non da soli, insieme a tutti quelli che sono qui dentro, sia i membri del movimento che coloro che vedo e con estremo piacere al di fuori del movimento che fanno parte di altre forze politiche, in uno sforzo comune di civiltà. Siamo tutti impegnati, per favore non delegate né il movimento né il candidato a trovare le soluzioni. Le soluzioni le troveremo tutte insieme. Io spero che fra un anno qui ci sia una persona, o io, o un'altra persona che è stata scelta dall'insieme di una coalizione, che dica: abbiamo risanato ferite profonde e purulente. Grazie e buonasera.